Il 2020, l'anno scorso, un anno, si sa, segnato dalla pandemia, nel quale è cresciuta la fiducia verso le istituzioni. In realtà un trend evidenziato già da un paio d'anni, e a questo riguardo è forte il sentimento di riconoscenza, di fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Il 92% ne ha un giudizio positivo, ci dice l'Istat nel rapporto sul benessere equo e sostenibile. Allora, benvenuto all'ingegner Fabio Dattilo, benvenuto a Rai News 24, che è a capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Bentrovati, grazie. Un risultato, dicevamo, che testimonia del vostro impegno e anche del rapporto quotidiano instaurato con la popolazione. Ma quanto è stato più complicato negli ultimi 12-18 mesi lavorare per voi? E per noi lavorare con il Covid vuol dire avere le protezioni doppie per garantire alla gente che il nostro servizio arrivi intatto e che noi abbiamo intatta la nostra salute. È molto più difficile, ma l'abbiamo fatto con il consueto spirito di servizio, e credo che la gente premi questo. Dattilo, voi avete tra i vostri compiti, tra le vostre sfide più impegnative, anche quella del cosiddetto soccorso inclusivo, ovvero quell'aiuto che portate a disabili, e abbiamo conosciuto proprio qui a Rai News 24 la storia di Sirio, quel bambino che avete ospitato al comando di Roma, come avevate promesso da noi a Rai News. È stata una bellissima esperienza. Noi non facciamo solo il soccorso inclusivo, ma ci battiamo affinché vi sia anche la prevenzione, perché coloro che hanno queste sfortune possano comunque utilizzare con la medesima sicurezza, con i medesimi livelli di sicurezza, tutte le strutture a cui la cosiddetta gente normale affluisce. Ieri è stata una giornata particolarmente bella e io mi sono emozionato a vedere questo bambino che, dopo aver avuto quell'esperienza che voi avete così ben raccontato, è venuto a trovarci in una caserma di Roma e ha vissuto una mezza giornata da pompiere. Ha avuto qualche regalo, è salito sulla scala ed è stata veramente emozionante per me e per tutti i vigili del fuoco, che vogliono bene alla gente, e la gente comunque poi ci ripaga attraverso queste notizie che lei ha dato del 92% di share nella popolazione. Ingegner Dattilo, il vostro impegno, mentre vediamo ancora le immagini di Sirio, di questo bambino, il vostro impegno è quello di uomini e di donne in prima linea. Quali sono le indicazioni, a suo avviso, che emergono dall'ultimo anno per mettervi in condizioni migliori di operare? Beh, per noi le indicazioni sono quelle che già le autorità sanitarie danno, cioè rispettare quelle condizioni di elementari di igiene primario, del distanziamento sociale, e riuscire a garantire poi attraverso la campagna vaccinale anche il massimo della protezione per noi che interveniamo sul campo. Ma questa va di pari passo poi con la convinzione che la campagna vaccinale, insieme alle misure preventive, riuscirà a dare entro l'estate una condizione migliore a questo Paese, con una ripartenza che tutti aspettiamo. E noi vi ringraziamo, Dattilo, per la dedizione che mostra ogni giorno il Corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie. Grazie a lei e a tutti i telespettatori, che ringrazio.